Ciao a tutti, un paio di giorni fa sono stato alla Raghettira e una giornalista che non stimo poi così tanto perché secondo me è poco indipendente, una che va in trasmissione a dire che anziché parlare delle cose positive e negative di Draghi ne parla solo bene, lo magnifica e soprattutto lo vorrebbe allenatore della Roma addirittura, pure ce lo vorrei ovunque anche allenatore della Roma come vi ho spiegato. Sono una persona che vorrei Draghi a Palazzo Chigi, al Quirinale, anche alla Roma. Visto che pure romanista, insomma lo vorrei dovunque. Un po' di tempo fa, durante questa trasmissione, questa giornalista che probabilmente non aveva intenzione di argomentare e confrontarsi ha attaccato il superbonus, ma soprattutto ha attaccato una manifestazione di centinaia di aziende che saranno, anzi ricordatevelo, giorno 8, se avete problemi col superbonus, giorno 8 saranno a Piazza della Repubblica a Roma. Saranno centinaia perché il governo Draghi, il governo dei migliori, con delle norme improvvise, ha deciso che siccome c'erano delle truffe, stessa identica dinamica e narrativa del reddito di cittadinanza, siccome c'erano delle truffe, blocchiamo la cessione, cioè il fatto che questo credito possa essere ceduto tra più enti, che era la forza del super bonus. Cosa ha causato questo? Ha causato un blocco totale di questi crediti, quindi aziende che avevano iniziato i lavori, mettetevi nei loro panni e ditemi se non andreste a protestare, aziende che avevano iniziato i lavori si sono dovute bloccare, quindi ci sono cantieri fermi, non prendono più nuovi lavori, quindi bloccato anche il super bonus con queste norme. E la giornalista, senza farmi parlare, mi attaccava così. Questo governo che si impegni per favore sul super bonus, stanno fallendo un sacco di aziende a causa degli ultimi interventi, giorno 8 ci sarà una manifestazione a Roma con migliaia di imprenditori contro il super bonus. Ah, il super bonus, certo, non mi aspettavo altro da lei che difendesse il super bonus. Quindi, cioè, il super bonus è una delle grandi truffe. Proprio va bene, ho capito una cosa, che far vedere alla Meli Villarosa che far vedere ma no, ma è super bonus, diciamo, se lo prendono tutti, se lo prendono i ricchi, viene fatto in maniera, il super bonus in maniera, quando vuole, io se lo stanno prendendo tutti, se lo stanno prendendo anche i ricchi, ci sono tantissime, facciamo una cosa, anche sulla disabilità, sentitevi tra di voi, ti vuole spiegare i controlli. E poi, senza neanche andare nel merito, perché queste truffe, la maggior parte, siccome il superbonus ha molti controlli, ci sono certificazioni, asseverazioni da parte di tecnici che devono avere un'assicurazione obbligatoria, è difficile da truffare, viene principalmente truffato da organizzazioni malavitose, costruite ad arte, quindi non blocchi, non cancelli il superbonus, ma cerchi di evitare che possano crearsi queste distorsioni. Come lo potresti fare, ad esempio? Inutile bloccare la cessione multipla come ha fatto il governo, perché a quanto pare, vedendo le ultime cronache, il super bonus proprio viene truffato nel momento in cui proprio si origina, cioè non viene creato il cantiere, fittiziamente vengono attivati dei lavori sui quali poi viene richiesto, quindi si fa uno sconto in fattura falso, si va in banca, Imposte e gli si dice e si monetizza quel credito. Quindi basterebbe avere maggiori controlli da parte di questi istituti già all'origine. Come potrebbero fare? Per esempio un documento che attesti che quel cantiere è iniziato. Chi potrebbe farlo? Sicuramente un ente pubblico, ma già i vigili fanno questo tipo di attività, sono divisi per territori, con un documento da parte loro, sono pubblici ufficiali, che attesti che quel cantiere è partito, già potresti iniziare a risolvere qualche problema. Ma non è quello il motivo vero alla base del governo Draghi, del governo dei migliori, è distruggere un'ottima norma fatta da un'altra forza politica che soprattutto aiuta molto i più piccoli e poco i grandi. Siccome le risorse vanno date alle grandi aziende, amiche degli amici, allora il superbonus lo possiamo distruggere. Superbonus, se non ci fosse stato, questa crescita, famosa crescita del 6,5, che ricordiamo non è così esplosiva perché abbiamo avuto più di 8 di perdita l'anno scorso ed è rispetto all'anno scorso, però questo 6,5 non ci sarebbe stato senza il superbonus, perché andando a guardare gli ultimi dati Istat ci viene comunicato che il 25% di questa crescita è dovuta a questi nuovi lavori edilizi grazie a bonus facciate, super bonus e tutte le altre interventi che non servono a regalare soldi ai cittadini, attenzione, servono sicuramente a far ripartire le imprese e sono ripartite se ne sono nate più di 11.000, serve a creare occupazione di lavoro e se l'ANCI ha stimato con 11 miliardi 100.000 posti di lavoro in più, vuol dire che se sono stati quasi 20 probabilmente il superbonus ha già creato 200.000 posti di lavoro. Se abbiamo degli obiettivi che ci dicono che dobbiamo ridurre le nostre emissioni e il cittadino non riesce a fare questo tipo di interventi, come si fa ad arrivare? Con strumenti come quelli del superbonus, perché
oltre a creare posti di lavoro, oltre a spingere l'economia all'edilizia, oltre a far crescere il PIL, riducono le emissioni che potrebbero anche costarci in futuro se non rispettiamo gli obiettivi prefissati. Quindi a questi signori che parlano del super bonus solo per politica, spieghiamo che non stanno facendo politica, stanno facendo male al paese e stanno attaccando centinaia di imprenditori che giustamente vanno a protestare contro un governo che li sta mettendo in crisi. Voglio vedere se falliscono queste aziende, se falliscono questi dipendenti, se è normale che una giornalista tratti queste situazioni in questo modo, solo per fare politica. Comunque, tutto questo finirà prima o poi, teniamo duro. Ciao a tutti, già molti partiti sul super bonus vogliono far fare un passo indietro a Draghi. Vediamo se ce la facciamo, ma giorno 8 intanto andiamo a farci sentire in Piazza della Repubblica dalle ore 10.